Ciao. Ciao. Oggi papà, perché? Ciao amore. Ma vedi? Devo cancellare questo. Yes. Sì, devi consentire, se no devo uscire. Ernesto, quindi stai registrando tu? Ok. Sì. Non vogliamo registrare in due, no? No, va bene, cioè questo regista. No, no, va bene. Va bene uno. Buonasera. Ciao. Ciao. Ah, buonasera, ciao a tutti. Buonasera. Giovanni De Lucia ci dice che non riesce a sentire. Mi vedete? Mi sentite? Sì. Ciao Maria Esther. Ciao Ernesto. Ciao Maria Esther, come stai? Non c'è male. Guarda che noi nei prossimi giorni ci sentiamo, ti chiamo. Sì, io sono a Napoli, ma va bene, sono Vabbè, disponibile. ti chiamo al Sì. cellulare, ti mando una mail e mi dici quando posso Certo, sentirti. volentieri. Chiudo il microfono intanto. Va bene? Sì. Tu ti va chiuso il microfono. Tanto piacere Pierluigi, piacere Ernesto, Ciao grazie Marina, per avermi ciao. Ciao Marina, coinvolta. ciao. Ciao. Ciao Marina. Non puoi mettere uno Ciao scudo? Sara, ciao bellissima. Bene, Come stai? grazie. Tu? Tutto bene, Chi c'è lì? c'è Nina, vieni. Vieni che... Ciao Nina. Ciao, Lei è una mia amica, perché non lo piacere. senti, aspetta che ho le cuffie, quindi non ti sento. Eccole le mie cucciole. Ciao. Nina, Vita mia. Beh, Vita mia. Ciao, bellissime. adesso andate. Ciao Carla, tu sei Carla, Ciao vero? Bella, sì, sono io. Ci vediamo un pochettino più ravvicinate. Sì, è un po' la luce fa difetto qui, comunque. Vabbè, io pure Sì, sono comunque ti ho riconosciuta, dai. Come stai? Tutto bene? Non c'è male. Sono a Napoli ora. Bellissimo, sei dalle mie parti. Sì. Grazie Sono da mamma, infatti. a te. Ah, bene, Ma tu bene. abiti proprio dove? Vicino Vietri? Dove abiti tu? No, io sono di Cava dei Tirreni, Cava dei però Tirreni. sono da 30 anni a Milano. Ah, vabbè. Ho capito questo bisogno Perciò, di mare e di hai visto? azzurri. Ecco, è Ho tutto là il capito. problema. Ho capito. Capisco, anch'io Firenze soffro un po'. Lo Anzi, so. non un po', tanto. Anzi, Firenze è diversa già da Milano, diciamo. Sì, è vero, è vero, è vero, è Sì. così. Vabbè, comunque, la vita ci porta in altri posti e ci andiamo. Bene. Ma siamo in anticipo noi, forse. Non Un pochino. credo. No, C'è insomma. Piero che parla, Pierluigi, ma non lo sento. Forse dobbiamo Neanche spegnere noi, spegniamo noi, vai, io spengo. io lo sento. Vabbè, ci sentiamo un'altra volta. Ciao. Ciao, ciao. Non te ne andare, No, io non me ne vado, figurati. Aspettiamo ancora qualche minuto, Pierluigi. Perché Sì, ma pochi. il programma è denso.
siamo al momento. Ecco Marina. Buonasera a tutti. Mi vedete? Ciao Marina. Ciao. Ciao. Marina, siamo 17. Ciao. O ce ne andiamo uno di noi. Il mio numero preferito. No, il mio numero preferito. Anche il mio. Sono fortunato. È nato mio figlio di 17, quindi va ecco, bene. Qui se dovesse andare via la linea sappiate che siamo nel bel mezzo di un temporale coi fiocchi. Ho stentato a collegarmi prima. Siamo a 19, potremmo partire Pierluigi. Sì, allora partiamo. Teniamo i microfoni spenti perché questo ci serve. Togli il microfono. La ricordi Lella, quella ricca? Pronto? La moglie dei proietti e il calattaro. Quello che c'ha il negozio giù al Tritone. La ricordi che l'ho fatta bene quattro anni fa e non volevi credere che insieme a lei ci stavo proprio io. E la ricordi poi che era sparita e che la gente e che la polizia si era creduta che era andata via. Con chi? Con uno dopo i soldi del marito. E te lo voglio dire che so stato io. E so quattro anni che me tengo sto segreto. E te lo voglio dire ma non lo fa sapere. Non lo dia a nessuno. Mi piaceva andare all'inferno, fa l'amore col freddo che faceva, però le carse non se le toglieva. Alla Fiumara dove sta il baretto, tra le reti e le barche abbandonate, col cielo grigio a facce sudatetto. La mattina che era l'ultimo dell'anno, mi guarda con la faccia indifferente. Mi sono stufata, non ne favo niente. E poi le tirami sulla rampa del vestito. E te lo voglio dire che sono stato io. E so quattro anni che vedendo sto segreto. E te lo voglio dire ma non lo fa sapere. A nessuno niente lo mette. Oh, tu ci crederai, io non ci ho più visto. Preso al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra senza fiato, nel cielo, da uno squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare. Sì. Solo a guardare il mare ci ritorno. E te lo voglio dire che so stato io. E so quattro anni che te lo voglio dire ma non lo fa sapere. Non lo dia nessuno che te lo mette, che te lo mette.
Che succede? Un attimo. Qualcuno mi sente? Sono Titta, ciao. Ciao. Ciao Titta. Carla? No, 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 ma mi senti? Ciao, ma forse non possiamo parlare ora. Chiudete il microfono. Bene, buonasera a tutti, a tutte. Iniziamo questo incontro, questa serata. L'abbiamo iniziata con una canzone. Spendo due parole per questa canzone. È stata scritta nel 1969 da Edoardo De Angelis e da Stelio Gico Palli, due amici di Roma, che volevano imitare Bob Dylan e scrivere una ballata, una di quelle ballate che erano molto di moda negli anni 60. Furono colpiti da un fatto di cronaca durissimo, ma l'intenzione non era quella,
di scrivere una canzone sul femminicidio, fenomeno che al tempo ancora non era così diffuso. Loro volevano scrivere un testo che avesse assonanze con i testi di Pasolini o di Gadda. In realtà, a distanza di 50 anni, di più di 50 anni, il testo e la canzone, riproposta più volte e con varie orchestrazioni, è diventato un inno per questa giornata. Poi abbiamo voluto passare in rassegna le 50 e più storie che ci sono arrivati, i componimenti che ci sono arrivati in occasione di questa maratona. Noi questa sera ci avvarremo dell'aiuto preziosissimo di un'amica che si è resa disponibile a leggere con noi alcune di queste storie e presterà la sua voce alla lettura. Abbiamo con noi Marina Pedinotti, che inviterei subito a leggere il primo brano, così iniziamo immediatamente con le parole scritte. Se ci sei, Marina, il primo brano sai qual è, no? Certo. Il microfono è tuo. Ma come hanno fatto i miei capelli a sciogliersi? Oh, forse sono le ciocche scarmigliate che mi accecano. Eppure io li avevo legati stretti. Oh, è orribile. Il pavimento mi sprofonda sotto i piedi. Le pareti mi ruotano attorno in un vortice. Oh mio Dio! Il bel cielo azzurro è chiazzato di sangue e l'aria si è trasformata in quei miasmi che i morti respirano nelle loro tombe. Che schifo! Mi manca il respiro. Mi serpeggia intorno una nebbia appiccicosa, nera e malsana e densa, pesante e spessa. Non me la posso togliere di dosso perché mi incolla le dita e le membra, mi corrode i tendini e mi corrompe la carne in putride amelma, soffocando di veleni il sottile, puro e profondo soffio della vita. Mio Dio! Non ho mai saputo prima cosa provassero i pazzi perché sono ormai sicura di essere diventata anch'io pazza. No, io sono morta. Queste membra imputridite serrano in un chiuso sepolcro l'anima ansimante che desidera librarsi nell'aria aperta. Oh, mondo, vita, giorno, sventura. L'uomo che tutti chiamano mio padre, un nome da temere. Io. Non ho padre. Fortunata Beatrice, della quale si sente parlare, che suo padre qualche volta trascina di sala in sala, tenendola per l'intricata chioma, mentre in altri momenti la rinchiude nuda in umide celle dove brulicano squamosi rettili e la fa morire di fame finché non mangia della strana carne. No, questa storia dolorosa io l'ho vissuta nei miei sogni malati. No, non può essere. Cose mostruose sono accadute in questo mondo sconfinato, incredibili combinazioni e strane mescolanze di bene e di male. Ma mai la fantasia ha sognato un'azione come... Shh.
eppure non dico. Perché se questa è la verità, sarebbe una verità salda e duratura, destinata a non cambiare e a non svanire mai. È proprio così. Io sono Beatrice. No, che cosa sono io? Che cosa sono? Quale nome, quale luogo o memoria saranno i miei? Quali ricordi sopravviveranno persino alla mia disperazione? Grazie. Bravissima. Grazie. Bene. Brava, molto brava. Non ho voluto svelare il titolo perché vorrei, Marina, che ci dicessi tu il motivo per il quale hai scelto per questa giornata la lettura, più che lettura, l'esposizione così offerta di questo brano. Comunque, ho scelto questo brano, intanto Beatrice Cenci, I Cenci, tratto da un romanzo, da un'opera teatrale di Percy Bysshe Shelley, perché io come attrice, vabbè, ho fatto le visite guidate teatralizzate. Ho scelto questo brano perché spiega benissimo e fa entrare proprio nella mente delle donne che sono state abusate. Qui si parla di una violenza fisica. Beatrice Cenci è una nobil donna, anzi ragazza di 22 anni, che ha subito violenza dal padre, nobil donna, una famiglia romana del 1500, e il padre, il famoso Francesco Cenci, faceva vivere non solo le donne della sua famiglia, ma anche i maschi, che poi fa uccidere, i figli maschi, che poi fa addirittura uccidere, le fa vivere in situazioni di completa povertà e in totale abusa di loro, in totale violenza. Lui era un sodomita, un uomo veramente aberrante. E qui c'è tutto il pathos. Shelley descrive bene i momenti e lo smarrimento di una donna dopo il fatto. Mi colpisce una frase che poi ho ritrovato anche leggendo le varie letture sul vostro blog, la frase finale, no? Che dice: eppure non dico, perché se questa è la verità, sarebbe una verità salda e duratura, destinata a non cambiare, a non svanire mai. E nel senso, appunto, anche nelle letture che ho fatto, le donne che hanno avuto subito violenza spesso non parlano, non dicono, non vogliono, affinché questo non diventi poi reale, non vogliono testimoniare, anche poi per tutta una serie di motivi, come abbiamo letto in altre... un articolo che poi leggerò, per vergogna, per paura che poi vengano protette, eccetera. Insomma, 1500, ma molto attuale. Bene, noi ti ringraziamo, io passo la parola a Pierluigi. Vai. Buonasera, naturalmente voi vi siete accorti che questa puntata, per scelta, è stata montata mentre ancora la maratona era in corso, per cui non abbiamo adeguato sempre la pagina ufficiale da cui è tratta poi lo slideshow che Ernesto ha fatto vedere. Quindi ci dispiace se è saltato qualcosa, se non siamo riusciti a essere perfettamente in tempo, però so da Marina che continuavano ad arrivare altri contributi mentre noi stavamo per andare in onda. Come è molto chiara, questa scelta di fare alla fine della maratona un momento di riflessione serve, a mio avviso, per fare chiarezza su una cosa di fondo. Su questo mi aiuterà di nuovo Marina, leggendo una provocazione che abbiamo colto sul web. Ma questa giornata
che ormai sono è dal 1960, dall'uccisione delle tre sorelle Mirabal, che ci sta, che è stata pensata questa giornata. Questa giornata poi ha una sua utilità? Questa è la domanda che ci dipanerà in questa ora in cui saremo insieme. Se adesso Marina mi legge quel bel post di Jacopo provocatorio, entriamo ancora di più nel merito. Vai Marina. Post di Jacopo Meglio, scritto ieri, quindi. Domani, 25 novembre, sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In attesa delle ennesime foto di panchine rosse, scarpette rosse, nastri rossi, tutto rosso, che per carità, ogni campagna o gesto di sensibilizzazione va sempre bene, vorrei riportare un po' di dati, anzi, giusto quattro cose delle tante che si potrebbero dire. Solo il 2% dei 27,5 milioni messi a disposizione del 2020 è arrivato ai centri antiviolenza, dossier di ActionAid. Il 62,3% delle donne con disabilità ha dichiarato di aver subito almeno una forma di violenza e nell'87% dei casi è avvenuta per mano di una persona nota alla vittima. La forma più ricorrente è quella psicologica al 54%, poi quella sessuale tramite web al 37% o fisica al 24% e infine la violenza economica al 7%, ricerca della Fish. Due giorni fa alla Camera, mentre la ministra Elena Bonetti, con la mascherina rossa e il vestito rosso, discuteva la mozione contro la violenza sulle donne, di 630 deputate e deputati ne erano presenti soltanto 8. Ad oggi sono 108 le donne uccise nel 2021. Ecco perché continuerò sempre a difendere le parole e la loro potenza sociale, ma anche a rivendicare il lavoro e l'azione quotidiana, i piccoli gesti sottovoce o sotto il sole, perché è l'ora di perseguire una costante dimostrazione dopo tutti i selfie all'ultimo minuto, le prosopopee paternalistiche, le candide prediche, perché è evidente che nella pratica combattere la violenza di genere e proteggere le vittime, tutte le vittime, pare non essere ancora una vera priorità. Perciò riflettiamo e buon 25 novembre anche domani. Grazie Marina, la provocazione c'è tutta. Io adesso vorrei passare la palla a Marina Neri per approfondire questo interrogativo, ma insomma serve o non serve? Quando serve? Quando noi possiamo dire che stiamo facendo qualche passo avanti in quella direzione? Ma poi è giusto che in questa trasmissione ci siano due maschi, anzi che due maschi l'abbiano in qualche modo sponsorizzata e promossa? Qual è il ruolo di questi maschi rispetto alla situazione che c'è? Basta dire noi non siamo fatti così. Vai Marina, prendi la palla al balzo e prosegui. Marina, apri il microfono. Ok, sì. Mi sentite? Buonasera sì. A tutti. Mi ha emozionato ascoltare la mia omonima Marina recitare e leggere questo brano provocatorio, perché in realtà è la domanda che io ogni 25 di novembre mi pongo. A che serve questa giornata? Serve a qualcosa? Serve a qualcuno? Chi mi conosce sa che io non amo le sfilate e non amo gli slogan preconfezionati, che sono però necessari indubbiamente per focalizzare il problema. Sono come gli spot, però finito lo spot, il problema sostanzialmente rimane. Allora, una giornata come quella di oggi, una giornata che celebra il nostro basta, il nostro no alla violenza
sulle donne ha un suo senso, ha un suo valore, se la si guarda come un pungolo costante, come un memento, come un ricordati che devi incidere nella tua realtà sociale e contestualmente devi fare in modo che quello scempio di democrazia di cui si parlava nella lettura di adesso, dei soli 8 parlamentari presenti alla discussione sulle tematiche della violenza di genere, non si ripeta. Ma il problema è fortemente radicato nel nostro ambito sociale, perché manca un substrato culturale, ed è quello dal quale bisogna partire per fare in modo che la giornata della violenza sulla donna rimanga solo un semplice ricordo sul calendario. E poi operare in sinergia con tutto il resto, perché è dall'aspetto culturale che poi discende l'aspetto istituzionale, l'aspetto della repressione. Purtroppo noi siamo sempre abituati a concepire il problema della violenza delle donne, sulle donne, come un aspetto di repressione, quindi intervenire ex post. Invece bisogna intervenire ex ante attraverso una visione sinergica del mondo istituzionale, del mondo della scuola, del mondo delle associazioni, del mondo del volontariato e attraverso la rete. Non starò qui a dilungarmi su questo argomento perché i discorsi sono tanti e gli aspetti messi in campo sono tanti. Perché oggi parliamo di una maratona letteraria, di una maratona poetica? Mi piace riportare un verso di Giovanni Pascoli che disse all'indomani del terremoto del 1908 che distrusse Reggio Calabria e Messina: qui dove è quasi morta la storia, rimane la poesia. Quindi in un contesto storico, qual è quello nostro che stiamo vivendo, la poesia sa elevarsi, la letteratura sa elevarsi e diventare denunzia e pungolo. Questa sera qui ci sono tanti autori e tante autrici che hanno scritto in onore alla donna per celebrare questa giornata. Io non so se sono presenti Titta Lancerotto, Sofia Pancani, Rossella Raiola e Barbara Morello, però sicuramente i loro brani hanno quel tocco che ci fa rispondere alla domanda provocatoria di Ernesto: a cosa serve questa giornata? Mi piacerebbe che Marina leggesse il primo brano, è successo anche a me, di Titta Lancerotto. E mi pare che Titta poi c'è, perché mi piacerebbe rivolgere a Titta poi una domanda alla fine della lettura del brano. A te, Marina. È successo anche a me. Ebbene sì, è successo anche a me di subire molestie. La prima volta avrò avuto 8 anni. Ero in bicicletta. Un uomo mi chiese qualcosa ringraziandomi, mi sollevò la gonna e mi toccò le mutandine. Non capii subito ciò che aveva fatto, solo che era qualcosa che non si doveva fare. La seconda volta avevo 17 anni. Ero ospite di amici in vacanza. Serate in allegria, a ballare in discoteca, spensieratezza di gioventù. Il padre la mattina mi sveglia accarezzandomi il collo, la schiena. All'inizio lo trovavo piacevole, ma ogni giorno era sempre più che una carezza. Capii che c'era ben altro, così mi alzavo di scatto, anche se lui cercava di trattenermi. Una sera tornai a casa dalla discoteca con lui. Scendemmo dalla macchina e lui mi prese la mano. Non riusciva a capire perché non me la lasciò davanti alla porta. Cercava le chiavi con una mano e l'altra era incollata alla mia. Ero in un imbarazzo indecifrabile. Aprì la porta e mi trovai sbattuta sul muro con tutta la sua lingua sulla mia e il suo corpo stretto a me. L'unica cosa che riuscii a dire e a fare: no, no, la prego,
Correndo in camera mi misi a letto vestita, truccata, paralizzata. Avevo paura di respirare. La mattina aspettai che andasse fuori e corsi in bagno a farmi la doccia. Mi sentivo sporca, come fosse stata colpa mia. Non potevo dirlo a nessuno. Era il papà delle mie amiche e amico di mio padre. Come potevo farle del male? Fare del male a loro, che colpa non ne avevano? Li avrei feriti. Perché dare altra sofferenza per il padre tanto amato dalle mie amiche? Dovevo proteggerle. Ma il bisogno di dirlo fu così forte che mi venne in mente un'amica che non poteva avere nessun aggancio con nessuno. La chiamai. Ma si mise a ridere e a sottovalutare il fatto. Furono giorni pesanti. Mi sentivo sporca e avevo paura che si ripetesse. Per anni non dissi niente a nessuno. Come poteva avermi fatto sentire una puttana? Ci misi tanto a capire che non ero io la bestia, ma lui. Con il bruto mantenni il solito rapporto per anni che avevo prima che mi facesse tanto male. Non so spiegare questo mio atteggiamento. Forse perché volevo dimenticare, fare finta che niente era successo. Crescendo venni molestata da altri uomini, ma seppi difendermi, ne parlai subito con le mie amiche. Il mio pensiero va a tutte quelle donne che non riescono a lasciare quelle bestie, perché altro non sono, bestie malate. Urlate, chiedete aiuto. Basta, non voglio più che una donna venga uccisa, maltrattata. Basta, femminicidio. Grazie. Bravissima Marina, è bravissima Titta che ha scritto questo brano estremamente coraggioso. Titta, ci sei? Forse devi accendere il microfono. Ci sono, ciao. Ciao Titta. Sì, aspetta che dove sei? Ecco, ti vedo adesso. Mi vedi? Sono qua. Sì, è che ho schermato di qua di là, quindi sì. È un brano coraggiosissimo, è successo anche a me. È un grido di denunzia, un grido di dolore, ed è pregno della solitudine che prima attanaglia. Però poi c'è il coraggio di una donna che reagisce. Parlami di questo titolo, Titta. E il senso di questa giornata per te. Dunque, io, come hai detto te prima, non serve una giornata sola per... Scusate, ma io ho un problema... Non preoccuparti. Alla bocca. Sì, e dunque, quindi io l'ho messa anche come immagine di copertina e dicendolo, no? Ma l'ho sempre detto che non è solo oggi, ma è tutti i giorni che bisogna pensare al femminicidio. E, il titolo, quello che ho scritto, che poi non è neanche tutto perché ho subito altre molestie psicologiche dal mio ex marito. E, e penso che sia stato, anziché insomma, non so, ma
testimoniare, dare una testimonianza di quello che mi era successo. È la cosa migliore, dico. Scusate, ma... Ha avuto un valore catartico per te, Titta, scriverlo? Un valore? Catartico, di catarsi, di liberazione? Sì, perché... Cos'altro potevo scrivere? Quando mi succede una cosa del genere... E infatti ci ho messo un bel po' a scriverlo, perché non sapevo come, insomma, non è stato semplice, ma non tanto per quanto è successo, che ormai sono passati tantissimi anni, quindi poi so che lui è morto, le figlie me ne hanno parlato, tutto quanto, quindi, ma era per cercare di per non impattare sugli altri, ecco, su chi magari leggeva. Esatto, sì, perché io comunque, poi vabbè, con gli anni l'ho detto, eravamo anche più mature tutte quante, e quindi le figlie mai saputo. Che cosa che mi premeva molto, perché sapere che un padre, certo, faceva quelle cose non è bello. Grazie per il tuo coraggio, Titta, e per la profonda umanità con cui hai reso questo brano a tutti noi. Ti ringrazio. No, niente, grazie a voi. Grazie. Allora, adesso Marina ci leggerà il brano Non siamo tutti così, di Sofia Pancani. Marina, mi senti? Sì, sto preparando. Ah, ti chiedo scusa. No, scusami tu. Non siamo tutti così. È la frase che ci viene ripetuta dagli uomini quando si entra nell'argomento della violenza sulle donne. Ed è vero, non tutti gli uomini farebbero del male a una donna, però quasi tutte le donne sono state violate da un uomo. Per essere più precisi, quasi il 99% di loro. Di fronte a questo numero probabilmente rimarrete scioccati e anche un po' perplessi. Ma attenzione! Violenza non significa necessariamente lividi, botte e schiaffi. La parola violenza comprende anche quei commenti volgari fatti mentre si passeggia per strada, comprende la sensazione di impotenza lasciata addosso dopo una conversazione sul lavoro, sulla carriera o sulla vita in generale, in cui la figura della donna è marginale. Comprende anche la sensazione di sporcizia che proviamo quando vi prendete la libertà di trattare il nostro corpo come più vi piace, senza il nostro consenso. Adesso mi rivolgo agli uomini che stanno leggendo con faccia contrariata queste parole. Già sento riecheggiare le vostre frasi, ma non vi si può nemmeno fare un complimento che vi offendete. Vengo pagato di più solo perché sono più bravo della mia collega. No, non mi ha detto esplicitamente di sì, ma aveva bevuto e si vedeva che lo voleva anche lei. Caro uomo maschilista, il fischio che fai a una donna per strada non è un complimento, è un richiamo che solitamente si fa ai cani. Lei si sentirà offesa, ma non ti dirà niente, perché avrà paura di te. Caro uomo maschilista, non vieni pagato di più perché sei più bravo e più qualificato di tutte le donne nel tuo ufficio, ma perché sei il preferito della società. E infine, caro uomo maschilista, se quella sera lei era ubriaca e non ti ha detto di sì,
tu l'hai stuprata. Non voglio generalizzare la figura dell'uomo come una specie di mostro. Lo dite anche voi che non siete tutti così. Però noi donne, fin da ragazze, siamo quasi tutte così. Il 70% delle adolescenti in Italia dichiara di aver subito apprezzamenti sessuali nei luoghi pubblici. Il 64% si è sentito a disagio per delle avance fatte da un adulto vicino a loro. E prima che facciate la famosa domanda «E perché non li avete denunciati allora?», vi rispondo subito: solo il 50% delle donne arriva a denunciare le molestie, perché il 29% di loro ha paura delle possibili conseguenze e il 21% si vergogna. In Italia i dati della violenza sulle donne sono peggiorati dopo il lockdown. Sono 103 le donne uccise da inizio anno, di cui 60 per mano dei compagni o ex compagni. Per dirla in un altro modo, da gennaio ad oggi è deceduta una donna ogni 3 giorni. In onore del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, la ministra Elena Bonetti ha tenuto una conferenza alla Camera per portare alla luce questi dati preoccupanti. Purtroppo la stanza è rimasta deserta. Di 630 deputati, solo in 8 si sono presentati. La risposta dell'Italia alle grida delle donne è stato un silenzio assordante. Perciò, caro uomo maschilista, la prossima volta che ci chiederai perché rimaniamo in silenzio dopo aver subito della violenza, ripensa a Elena Bonetti, portavoce di tutte le donne, che quando ha provato a parlare è stata zittita e abbandonata. Che senso ha parlare se non c'è nessuno ad ascoltare? Grazie. Bravissima. Anche qui cala un silenzio assordante, nel senso che le tue parole, anzi, le parole di Sofia hanno fatto calare un silenzio assordante in noi, di indignazione però. Sofia, ci sei? Sofia ha 18 anni. La cosa straordinaria è che questa ragazza di 18 anni ha avuto la capacità, con questo scritto, non soltanto di manifestare la sua indignazione, ma di fare un'analisi critica, oggettiva, della problematica e di farla in una maniera così schietta, che è tipica della sua età, quindi senza artifici, senza retorica, con quella schiettezza che contraddistingue i giovani. E che noi ne diciamo? E che è tutta... le nostre costruzioni intorno a questi giovani che non prendono posizione. La posizione di Sofia è chiara, netta, a tratti spietata. Chi sei, Sofia? Ci siamo noi che siamo i genitori. Sofia non c'è. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi. Ciao. È stata grandiosa, Sofia, nel delineare la problematica, nel darle la visione di una ragazza della sua età e nello stesso tempo di sterzarci con quelle sue parole, perché siamo noi sostanzialmente la generazione che sta fallendo in quelli che sono le tutele da garantire alla loro generazione. Infatti quando me lo ha detto mi ha detto: ma forse è un po' troppo netto, che dici, lo cambio, sono andata un po' troppo giù duro. E io gli ho detto: no, dico Sofia, sei stata anche troppo morbida. E comunque, insomma, se questo è il tuo pensiero, perché non metterlo nero su bianco? C'è tanto tempo per imparare a mediare, no? E da giovani è giusto essere diretti e dire quello che si pensa, soprattutto una ragazza. E già di diritto di parola ne abbiamo poco.
facciamo anche, no, tutte le volte un po' allentarlo. È bene che parli e parli chiaramente adesso che può. Forse quello che ci ha un po' tarpato le ali a tutti è stato il politicamente corretto sempre e la mediazione a tutti i costi. Quindi bravissima Sofia, è un augurio affinché continui a esprimere sempre con tale verve e con tale forza le sue opinioni. Grazie. Glielo riferiamo, grazie. Grazie, grazie. Adesso c'è un brano di Rossella Raiola per il 25 del mese di novembre. La bravissima Marina ce lo leggerà, anzi ce lo interpreterà, perché oltre alla semplice lettura lei ha la capacità di farcelo vivere sulla pelle. A te Marina. Per il 25 del mese di novembre. Racchiudi te stessa, i tuoi sogni, i tuoi pensieri, in un gusto di fragili illusioni, di mancate promesse e di inutili scuse. Tutto questo troppo finirà. Continui a rassicurarti. Finirà questo pianto ininterrotto, i lividi doloranti e gli insulti immotivati. La verità è che niente passerà se non sarai tu a raccoglierti da terra, se non sarai tu a prenderti per mano, se non sarai tu a fermarti per poi ricominciare. Guardati allo specchio e vedrai i riflessi, l'immagine di una donna, realizzare che non è mai troppo tardi per smettere di spegnersi e per scegliere di brillare di luce propria. La violenza non è mai sola. No, vi chiedo scusa, per il 25 del mese di novembre. Rossella Raiola, chi sei? Io ho visto che c'è, quindi secondo me... Sì. Eccola, vai Rossella. Buonasera Rossella. Innanzitutto ringrazio dell'opportunità e ringrazio anche Marina per aver dato vita a queste parole, a questo testo. Grazie a te per questo splendido testo, grazie. Grazie mille. Cos'è questo specchio per te, Rossella? Lo specchio è, diciamo, è il momento della realizzazione della propria condizione. Una condizione triste, una condizione da cui è possibile poi ricominciare. Cioè la realizzazione è il momento che consente ad una donna che vive questo inferno di poter capire che effettivamente c'è sempre una soluzione a tanta sofferenza e che non è sola, che non sarà mai sola. Di conseguenza è possibile cambiare la propria condizione, è possibile liberarsi di tutto questo e quindi di poter vivere, di poter smettere di spegnersi, come ho detto. E questa giornata del 25 di novembre ha un senso secondo te? In realtà sì, però al tempo stesso non dovrebbe essere soltanto questo giorno, ecco. Dovrebbe, cioè la società dovrebbe entrare secondo me in un forma mentis completamente differente da quella in cui viviamo attualmente, cioè nel senso che una parlare di questo dovrebbe essere dovrebbe avvenire tutti i giorni, tanto da diventare la normalità, ecco, tanto da non ci si dovrebbe abituare al femminicidio, ma una giornata come quella che grida no alla violenza. Esatto. Ti ringrazio Rossella. Marina, sì. Marina, scusami, vorrei fare una domanda a Rossella. Sì, prego. Rossella, tu che cosa fai nella vita? Io sono un'operatrice di stazione, lavoro per il trasporto pubblico locale. Quanti anni hai? 28. Rapisco questa frase per spiegare anche come abbiamo scelto queste quattro storie di donne.
Noi abbiamo avuto tantissime donne che hanno scritto, naturalmente. Alcune di loro hanno scritto moltissimi contributi. Noi abbiamo scelto 4 nomi di persone che non abitualmente scrivono, che hanno utilizzato questa giornata anche per esprimere delle cose che avevano da dire. Quindi io non ti vedo nemmeno, non ti conosco, non ti ho mai visto e continuo a non vederti perché il video spento. Però quando l'ho ricevuta me l'ha data Nadia e mi ha detto guarda, non ha messo manco il titolo, adesso me lo mettiamo noi, significava che ti è venuto proprio dal cuore questa cosa. E questo secondo me è il senso più genuino, più autentico di questa serata. Ti ringrazio Rossella. Grazie a voi, grazie a voi. Adesso Marina ci leggerà La violenza non è mai sola di Barbara Morello. La violenza non è mai sola, è la parte di una storia che ha un incipit, un epilogo e più autori. Mentre i due protagonisti sono smarriti nella trama, gli altri autori si nascondono dietro la scena. Sì, il dramma o la tragedia si srotola nel teatro della vita dei protagonisti, ma se si è convinti che le paure e le sofferenze si imprimano solo nelle cellule di chi le vive, siamo persi nella menzogna. La sofferenza non è mai solo di chi la crea o la subisce. La sofferenza si iscrive nel cloud dell'umanità intera. La sofferenza di ogni essere umano non fa vibrare il mondo nelle frequenze più basse, fa tremare l'universo, entra in ogni individuo, qui, sulla Terra e sopra la Terra. Siamo tutti colpevoli e tutti coautori. Non sentire direttamente il dolore fisico o la violenza psicologica non significa non respirarla, perché quando l'aria è tossica, lo è per tutti. Grazie. Grazie, grazie a te. Adesso io vi devo, diciamo, mi commiato da questo mio ruolo insolito di intervistatrice e vesto per un attimo quello che forse mi è un po' più congeniale, che è quello di scrivere delle parole, non dico delle poesie, però questa poesia che io adesso vi reciterò e che ho scritto 2 anni fa, l'ha ispirata la madre di una donna abusata. Non era venuta la donna in studio da me, era venuta la madre a dirmi che non voleva piangere la figlia che sarebbe stata altrimenti uccisa e mi aveva chiesto aiuto. Il brano che io vi leggerò è nel dialetto della mia città, io sono di Reggio Calabria, quindi è nel dialetto reggino, ed è il pianto di una madre. Perché è in dialetto e perché è la madre, perché è un dolore ancestrale, quello di una madre che si vede portare via una figlia con il femminicidio, nel dialetto perché forse nel dolore vogliamo essere ancora più vicini a ciò che amiamo. La poesia si intitola in dialetto Chiantu di Madri. Chi locu ti scigliisti, figlia mia, e ti sciupparu cori. Non era loco fatto per l'amore, non c'erano carizie e fantasia. Rume giardino eri la bellezza, nuciuri delicato e profumato, te mani soi, nuciuri sciuppato. Iddo ti mazzao e di tia fici mondizza. Su la fusti, custuto fardello, volisti bene all'assassino toi. Non mi ricisti mai, vai o macello, e pecura fusti figlia, incia li mani soi. Menci murivi, picciridda mia, non c'era la me mano mi ti scingi, mi ti carizza li capiddi toi, mi ti dici, rormi, mamma e cacuttia.
Non so se avete percepito il senso di questa poesia in dialetto. Ve la tradurrò in italiano, anche se la traduzione ovviamente ne fa perdere l'intimo pathos. Pianto di madre. Che luogo hai scelto, figlia mia? È lì ti hanno strappato il cuore. Non era un luogo fatto per l'amore. Non c'erano carezze e fantasia. Del mio giardino eri la bellezza. Un fiore delicato e profumato, nelle mani sue un fiore strappato. Lui ti ha uccisa e di te ha fatto spazzatura. Sola sei stata col tuo fardello, amavi il tuo assassino. Non mi hai mai detto vado al macello e pecora sei stata tra le mani sue. Mentre morivi, piccola mia, non c'era la mia mano a stringerti, a carezzare ancora i tuoi capelli, a dirti dormi, mamma è qui con te. Adesso passo la parola a Ernesto. A te, Ernesto, e grazie a tutti per l'opportunità che mi avete dato di ricordare questa mamma. Grazie. Beh, direi che non è un gioco di parole, ma abbiamo due Marine da ringraziare molto. E Marina per la verità con cui ha letto questa poesia in dialetto, un'armonia, una musicalità bellissima. Potevi anche non tradurla. Io credo che sarebbe arrivata comunque. E poi veramente dobbiamo ringraziare Marina Perinotti perché ha reso le parole delle nostre autrici in maniera impeccabile. Io prima sono stato molto sbrigativo, Marina, e forse bruscamente ti ho messo in pista e ti ho fatto leggere, però due parole di te vorremmo saperle perché credo che tu abbia suscitato ammirazione e interesse da parte delle persone che ti hanno ascoltato. Quindi se vuoi dirci proprio brevemente due parole, come nasce la tua attività di attrice, che cosa stai facendo? Io adesso sono mamma, moglie, casalinga, però dunque mi sono sempre occupata di teatro, una passione innata sin da bambina e quindi ho iniziato nella filodrammatica parrocchiale e poi ho cercato fuori qualcos'altro per vedere cosa succede nei teatri fuori, quali sono le scuole di teatro, ho iniziato a frequentare le scuole di teatro. E una tra le più importanti, quella di Enzo Garinei, fratello del grande Pietro Garinei, dove ho conosciuto Sara e poi sono passata per Mario Scaccia, eccetera. Ho iniziato a lavorare in modo professionale e sono entrata a far parte della Compagnia degli Audaci e ho lavorato con la compagnia per 9 anni e 5 anni di questi 9 in un teatro, teatro creato e voluto fortemente da direttore artistico, regista, fa un po' tutto. Attualmente si trova a Roma questo teatro. Ho lavorato lì per tanti anni e mi collego, Ernesto mi avevi detto quando ci siamo sentiti per telefono, dice ti chiederò anche se magari hai subito violenza, o meno, magari anche nell'ambito teatrale. Ma se ne parla molto, nel mondo dello spettacolo se ne parla molto. Ecco la chiave per aprire la porta di Barba Blu. Ho pensato molto a questa domanda, lì per lì, no, oddio, no. E invece sì, ho subito una violenza psicologica, verbale, proprio dall'impresario di cui parlavo, del teatro degli Audaci. E quando si subisce violenza neanche si capisce, lì per lì, soprattutto una violenza psicologica, piano piano ti rendi conto. Io mi sono resa conto subito, stavo difendendo i diritti dei miei colleghi, della compagnia, e mi sono accorta subito perché grazie o malgrado la mia collega attrice che stava seduta a fianco a me nella platea vuota, mi stavamo discutendo, e mentre questo signore mi parlava, tra virgolette, e lei piangeva,
e mi dava le gomitate e mi diceva: Marina, questa è una violenza a tutti gli effetti, questa è violenza psicologica, tu devi denunciarlo. Mentre questo parlava, lei era disperata. E insomma, sì, è stata. E poi capisci che violenza, perché poi il tuo cervello poi rielabora, ci pensa, ci ripensa, rimugina. È tosta togliersela poi da... Era entrato proprio nel... Siamo stati insieme, lavorativamente parlando, per 9 anni. Lui mi apprezzava anche, ma quella sera gli avevo dato proprio fastidio. È entrato proprio nella mia sfera personale, mi toccava proprio i miei punti deboli, in cose private che non c'entravano niente, proprio voleva farmi del male gratuitamente. E questa è la mia esperienza. Comunque, che poi si è risolta dopo, mentalmente io l'ho risolta, capendo che non ero poi una mezza calzetta, come diceva lui, eccetera, che andavo lì per la groia, eccetera. E poi ho fatto una cosa mia, e ho vinto un bando con il Comune di Roma e ho portato avanti questo spettacolo nell'estate romana, insomma, io non so, cioè, mi sono un po' riscattata, dai, insomma. E vabbè. Bene. Marina, noi ti ringraziamo davvero e contiamo di averti ancora con noi, perché chiederemo ancora il tuo aiuto molto molto facilmente. Senz'altro, molto volentieri, questa serata mi ha arricchito, grazie perché ho letto delle cose bellissime, grazie alle autrici anche che sono qui presenti, mi avete riempito l'anima di cose belle, grazie. Di cose tristi, di grazie. Vita vissuta, grazie. Grazie. La serata è ancora lunga, noi continuiamo con questo video. È da maschio, mi dicevano. Cosa lo è? La responsabilità? L'impegno? La forza? Il potere? La disciplina? Ma chi lo ha detto? Oggi questo è il mio lavoro e lo dico io. Il futuro è come lo vuoi. Bene. Pier? Tocca a me? No, tocca a Pierluigi. No, tocca a te. Ah, vedi? Tocca a me. Dov'è? Oh, eccomi. Ma non ti vedo. E vabbè, ma mi senti. Ma eccoti qua. Ecco. Buonasera a tutti, grazie. Anch'io mi sono emozionata tantissimo, ma vado veloce perché... Abbiamo ancora tante cose da dire e il tema è ampio. Questo video è stato realizzato da Valore D. Valore D è un'associazione che si occupa di eliminare la discriminazione di genere all'interno delle aziende e delle organizzazioni. Tra l'altro, Pier, ti ricordi, noi abbiamo partecipato proprio agli inizi della nascita di Valore D nel 2009, e quindi siamo legati anche affettivamente a questa associazione. È una cosa da maschio, è una cosa che noi donne abbiamo sentito dire spesso, lo fanno i maschi, è una cosa come i maschi hanno sentito dire, è una cosa da femminuccia. Allora io vorrei condividere con voi una presentazione che utilizzo spesso quando vi chiamano a fare le giornate con i ragazzi. Cosa vedete del mio schermo? Giusto per sapere. Ecco, l'iceberg, guarda, sì. Della violenza. Perfetto. Quando mi chiamano a fare delle giornate sulla violenza di genere in questi 25 novembre o in questi giorni, o quando mi chiamano nelle aziende a parlare di discriminazione di leadership al femminile.
Questo iceberg non è altro che la rappresentazione di quello che è stato detto dall'inizio di questa serata da Ernesto e Pierluigi, da Marina che ha letto il post su Facebook, da Marina Neri e anche nella storia di Sofia, ovvero è che rappresenta quello che noi vediamo chiaramente molto visibile, tangibile, l'omicidio, l'aggressione fisica e tutte le forme esplicite di violenza, ma ci porta a ragionare e a comprendere anche la nostra responsabilità in tutta la parte invisibile, in quelle forme sottili, quelle forme non esplicite, quelle forme, quei segnali deboli di violenza, che deboli non sono, di violenza sulle donne, che fanno parte della svalorizzazione, ce l'ha raccontato anche bene adesso Marina Pedinotti, del disprezzo e della pubblicità e del linguaggio sessista. Vi faccio vedere delle immagini, a partire da questa che appartiene ormai a tantissimi anni fa. Un tempo c'erano queste pubblicità di donne che servivano l'uomo, la colazione all'uomo, l'uomo spaparanzato nel suo letto già con la cravatta, e le donne insomma servizievoli, però appartenevano a tanti anni fa, giusto? Mi farebbe piacere, questo è un momento in cui potete aprire anche i microfoni, quindi con me, se vi va, apriteli e interrompetemi pure e dite anche cosa rappresenta per voi questa immagine che vedete. Quindi questa, anni 50-60, tanto tempo fa, c'era sicuramente la donna che si occupava della casa, e anche qui insomma abbiamo delle pubblicità molto interessanti dove è ben indicato il posto della donna, dove doveva stare in quel periodo la donna. E fin qui noi che cosa ci possiamo dire? Vabbè, ormai queste cose le abbiamo superate, non fa più parte della nostra società. Questa non si legge bene, ma sotto c'è scritto una frase, significa che anche una donna lo può aprire. In questa pubblicità, sempre di quell'epoca, ci si stupiva del fatto che una donna potesse finalmente aprire il barattolo del pomodoro, perché era reso talmente semplice da aprire che lo poteva fare anche una donna. Oh, veniamo ai giorni nostri. Guardate la finezza. Usato garantito. Sai di non essere stato il primo, ma te ne importa qualcosa? Questa è una pubblicità che, come vedete, è in un cartellone, quindi immaginate gli sguardi che vengono posati su questa pubblicità. Giorni nostri. Questa poi è delicata, è raffinata, è molto, cerca diciamo anche l'estetica. Degustame. Con un appoggio diciamo del vino in una zona ben precisa del corpo della donna, e quindi l'utilizzo del corpo, scherzo chiaramente, di delicato e di raffinato non c'è proprio niente. Però tutti i giorni vediamo pubblicità di questo tipo. Vabbè, un castello nelle zone del Chianti e non fa parte della nostra zona, magari è una scelta pubblicitaria di nicchia che vuole un po' provocare. Però vediamo Pandora, per niente di nicchia, ma un brand molto commerciale e molto utilizzato. E qui quando leggo questa pubblicità, soprattutto i ragazzi, si aprono molte riflessioni. Un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un bracciale Pandora. Secondo te cosa la farebbe felice? È sottile, è molto sottile ed è però evidentemente discriminante. Perché non c'è scritto un libro? Perché non c'è scritto un trapano? Perché non c'è scritto un martello? A casa mia sono io che metto le mensole. Perché non c'è scritto regalo a Sara un bel avvitatore elettrico? Per esempio a casa mia il grembiule lo porta per Luigi. Cioè, infatti tutti i grembiuli che ci regalano sono per lui. Mai nessuno si azzarderebbe a regalarmi un grembiule. Andiamo nei brand più noti, perché qui... estetico, bei ragazzi, bella ragazza, quindi risponde ai canoni estetici, è chiaramente un messaggio che richiama alla violenza, seppur utilizzando anche diciamo la bellezza, l'estetica.
Oggi lo stiamo vedendo così, quando andiamo per strada nei grandi palazzi, nelle città, e questa pubblicità è messa tutto nel palazzo, in tutto diciamo il... A grande, insomma, la guardiamo, magari non ci facciamo neanche caso. E di queste pubblicità ne è piena la nostra esistenza. Tutti i giorni andiamo in giro e vediamo comunicazioni di questo tipo. Dolce & Gabbana. Perché no? Fatti il capo. Che forti però questi, di questa società di marketing che hanno pensato a questo gioco di parole così raffinato. Fatti il capo. Amaro del capo, prendetelo ghiacciato. E qui è un richiamo chiaramente ai discorsi legati alle organizzazioni, alle aziende. Ma non ci facciamo sempre caso, perché vi dico la verità, anche io sono dovuta andarle a cercare e a riflettere su queste pubblicità. Questa poi, un altro brand di un certo valore anche riconosciuto. La posizione della donna assomiglia un po' a quella degli anni 50 e 60, nulla sembra cambiato. Calvin Klein, una violenza, però non c'è niente di male, perché sono dei bei fusti, bei fisici, c'è bellezza, ma c'è violenza. Allora, quando la vita di tutti i giorni è circondata, è piena, è ricca di questi messaggi, questi messaggi diventano scontati, diventano un qualcosa che non ci fa neanche, che non ci meraviglia più, che non ci sorprende più. Dobbiamo cominciare a guardarli, questi messaggi pubblicitari dobbiamo cominciare a guardarli con altri occhi, occhi più consapevoli. Qualcosa si sta facendo in questo senso, la pubblicità sta cambiando, ma si può fare di più. Soprattutto si può essere più responsabili. Per esempio, dobbiamo fare un regalo a un neonato. Cosa scegliamo? Scusate un attimo, Vita. Ho Vita che mi suggerisce accanto, che partecipa alla presentazione. Allora, cosa scegliamo? È una femmina? Allora le prendiamo la tutina jolie, coquette, amoureuse. È un maschio? Ah, allora prendiamo la tutina forte, robuste, veillant. La scelta del brand o la scelta di questa tutina è già un punto di partenza, chiaramente non per il neonato, ma per come decidiamo poi di educarlo, il bambino. Queste parole messe addosso a questi bambini già determinano quella che sarà poi la sua lettura del suo genere, della sua identità, e gli danno già una strada, una direzione nella lettura, anche nell'interpretazione delle pubblicità precedenti. Ancora. I giochi dei bambini. Dov'è il bambino maschio? Dov'è la femmina? In che posizione, in che ruolo riveste nella pubblicità dei giocattoli, nelle scatole dei giocattoli, il bambino e la bambina? Dove sono? Il bambino in primo piano, ruoli di maggiore responsabilità. Il bambino fa il dottore, la bambina fa l'infermiera. Vabbè, ma questo sarà un giocattolo di marca. Clementoni cosa fa? Clementoni fa la scelta di mettere il bambino in primo piano, la bambina felice, emozionata dietro, che supporta il bambino. Oppure qui, che è una specie di sapientino, telescopio, un gioco appunto scientifico, il bambino che comanda, gestisce il computer, la bambina accanto a supporto. Ne siamo pieni tutti i giorni, tutto il giorno ci bombardano e bombardano i bambini di questa... con questa pubblicità. Questa è la pubblicità, ma poi c'è un altro discorso sempre collegato alla parte bassa dell'iceberg, alla parte sommersa, ai segnali deboli e ai fatti, diciamo, poco meno tangibili, meno evidenti. La scelta delle parole. Nanni Moretti diceva: le parole sono importanti. Allora vediamo un po' come le usiamo, queste parole. Chimica. Il Nobel a due donne, le Thelma e Louise del DNA. Allora c'è una tendenza, sembrerebbe esserci una tendenza, ma c'è una tendenza, a non chiamare per nome e cognome le donne, c'è una tendenza a romanzarle, c'è una tendenza a scherzare,
la mamma, Federica, no, Tania Cagnotto e altre sportive italiane sono state definite da un altro giornale, sono anche mamme, sono, sono campionesse e sono anche mamme addirittura. Perché di un uomo non si dice è un campione ed è anche papà? E questi giornali, sebbene la lettura dei giornali sia ormai molto, molto diminuita, ma questi giornali ce li abbiamo tra le mani tutti i giorni. Quest'altro, il tiro con l'arco. Queste tre ragazze hanno vinto con il tiro con l'arco, hanno vinto la gara di tiro con l'arco e sono diventate il trio delle cicciottelle. Il trio delle cicciottelle. Quindi non solo il nome non è, abbiamo la cicciottella, ma non il nome è sotto nella terza parte del titolo, ma addirittura giochiamo con un aspetto, usiamo il corpo. Qual è la scelta che dobbiamo fare rispetto a questo? Rispetto a questa violenza sommersa che viviamo tutti i giorni? Abbiamo la responsabilità, possiamo scegliere. Barbara diceva siamo connessi nel momento in cui apriamo il giornale, leggiamo questo titolo e sentiamo qualcosa nella pancia, qualcosa che non va. Non siamo più connessi quando leggiamo questo titolo e alziamo le spalle e diciamo vabbè, è un gioco, uno scherzo, un modo per scherzare sulle donne. Non è un modo per scherzare se continua a essere il sommerso di quella poi che diventa la violenza, il femminicidio o gli aspetti anche di violenza psicologica. Ancora le parole. L'altro giorno ero in aula, in aula di formazione, non in aula come Marina Neri, in aula di formazione e una partecipante laureata mi ha detto io non riesco a capire perché il mio capo lo chiamano dottor X e a me mi chiamano signorina. È sempre, troppo spesso è così. Allora è molto interessante questa campagna che ha fatto il Comune di Monterotondo che ha fatto emergere quali sono le discriminazioni nel linguaggio, il linguaggio sessista. Laddove un uomo è dottore, lei è signora o signorina, lui è il signor Rossi, lei è Luisa, lui ha il cognome, lei ha il nome. Se lui si dimostra autorevole, lei è aggressiva, se lui è nervoso, lei ha le sue cose. Quante volte ce lo siamo sentito dire? Se lui è informale, lei non è professionale. Lui per il suo lavoro, lei per il suo aspetto. Se lui è competente, lei è una con le palle. Diciamola, non una con le palle, lei è una con le palle. Continua che donna alle palle. Diamocelo dal vocabolario, dalle nostre espressioni, questo modo di dire. La donna non è una donna con le palle, la donna è una donna. Ecco, questo e su questo so che c'è qualcuno anche che è collegato, che è molto attento, chi ha figli è molto molto attento alle parole che vengono utilizzate nei libri di testo. Questo è un libro di testo che per fortuna poi è stato modificato, che io ho fatto leggere alle mie figlie e a una prima lettura, ok, poi dopo ho chiesto ma mamma e papà sono così, fanno questo in casa? La mia supermamma si mette il rossetto, cucina i tortelli, poi stira camice, va in posta di corsa al mercato, saltella in palestra, lavora in ufficio e poi va all'incontro con la mia maestra. Insieme alle amiche si beve del tè e trova anche il tempo di stare con me. Accipicchia, che supermamma che fa tutte queste cose a partire dal rossetto. E invece il paparone che cosa fa? Papà è il solito tiratardi, a volte bisogna chiamarlo anche 5 volte. Papà è pronto in tavola. E lui, solo un attimo che c'è una notizia importante in TV. Dopo qualche minuto, papà, il cibo si raffredda. E lui, sì, arrivo subito, devo controllare sul computer se mi è arrivata una mail. Insomma, finalmente dopo vari richiami compare lui, il nostro adorato paparone. Allora la mamma sempre presente, super mamma, il paparone che è impegnato in cose fondamentali, importanti, le notizie al telegiornale, ma poi ha il lavoro, ha le mail e quindi non può stare a pensare a noi e che è pronto in tavola dove la mamma lo aspetta col grembiulino a preparare la cena.
quando ho chiesto alle mie figlie, le mie figlie hanno detto che era esattamente il contrario, o comunque non c'è niente di tutto questo in casa, ma c'è da dire che chiaramente siamo una famiglia particolare. Il fatto qual è? È che se una bambina di 7-8 anni gioca con le Barbie e mette Ken delle Barbie in cucina, oggi ci sembra strano, è una cosa strana. Io l'ho fotografato quando le mie figlie hanno messo Ken in cucina o Ken che teneva in braccio il bambino. Ricordo un viaggio di tanti anni fa, fatto con delle persone speciali a Berlino, dove abbiamo visto, vi parlo di ormai 11 anni fa, dove abbiamo visto per la prima volta i Playmobil con il papà che portava i bambini nel passeggino. Quindi c'era il papà, col passeggino, col bambino e un altro bambino vicino. E quel Playmobil, quel gioco, era l'esatta rappresentazione della società che era di fronte ai nostri occhi. Passeggiavamo per le strade e vedevamo appunto molto spesso, più spesso che le donne, i papà con i bambini. Allora il problema non sono solo i libri di testo, non è solo la pubblicità. È anche quello, e a quello ci dobbiamo opporre. Ma cosa vedono nelle nostre case i bambini? Come crescono questi bambini? Che responsabilità abbiamo all'interno delle case per fare in modo che la punta dell'iceberg non si verifichi più? Perché la punta dell'iceberg esiste, perché c'è anche questo. E perché non ci sono papà in giro, sono pochi ancora i papà in giro con il passeggino. Sono pochi i papà che vanno a parlare con la maestra. Questa è la nostra connessione, di questo siamo responsabili. Di questo siamo tutti responsabili. E infine, per quanto riguarda queste slide, per fortuna c'è qualche dottoressa che si è ribellata a questo stato, diciamo, questo linguaggio sessista, e ha avvertito che negli ambulatori le signorine non esistono, ma che sono delle dottoresse, come dottoresse vanno considerate, quindi che le parole e i nomi sono anche importanti, perché quelle dottoresse lì, la laurea se la sono sudata tanto quanto gli uomini. Grazie, okay. Sara, grazie. Avevo l'ultima cosa, Pier, che ci tenevi tanto anche tu. Sì, pensavo che la tua pausa fosse... No, stavo chiudendo la presentazione. Guardate, mamma mia, fammi fare, dai, che ci tenevi tanto a questo. Vi leggo una storia. Non di Contami, però, una storia letta su Facebook. Avevo 5 anni. La maestra scrisse sulla lavagna: «Tutti gli uomini sono mortali». Ho sentito un enorme sollievo, un grande gioire. Quel pomeriggio, quando ho lasciato la scuola, sono corsa a casa mia e ho abbracciato forte mia madre. «Che fortuna, mammina, non morirai mai», le ho detto di getto. «Cosa?» chiese mia mamma sorpresa. Mi sono separata appena da lei e le ho spiegato. «La maestra ha scritto sulla lavagna che tutti gli uomini sono mortali e tu sei una donna». «Fortunatamente sei una donna», ho detto e l'ho riabbracciata. Mia madre mi ha teneramente staccato dalle sue braccia. «Questa frase, mia cara, include uomini e donne. Tutti e due moriremo un giorno». Mi sono sentita completamente sgomenta e delusa. «Allora perché non l'ha scritto? Tutti gli uomini e le donne sono mortali», chiesi. «Bene», disse mia madre, «in realtà, per semplificare, noi donne siamo racchiuse nella parola uomini». «Racchiuse?» ho chiesto. «Perché?» «Perché siamo donne», mi rispose mia madre. La risposta mi ha sconcertato. «E perché ci chiudono?» le ho chiesto. «È molto lungo da spiegare», rispose mia madre. «Ma accettalo così, ci sono cose che non sono semplici da cambiare». «Ma se dico tutte le donne sono mortali, racchiude anche gli uomini?» «No», rispose mia madre. «Questa frase si riferisce solo alle donne». Mi è venuta una crisi di pianto. Ho capito improvvisamente molte cose, e alcune molto spiacevoli, come il linguaggio non era la realtà, ma un modo per imprigionare le cose e le persone secondo il loro genere, anche se a malapena sapevo cos'era il genere. Oltre a servire per fare le gonne, il genere era una forma di carcere. Grazie. Ho finito, Pier. Abbiamo una risposta, credo, molto chiara per i maschietti che non fanno così, cioè non menano, non stuprano, non violentano, non insultano, non mettono le mani nei posti sbagliati. Abbiamo da recuperare, io dico, secoli
di dominio che ci è stato dato in mano. La lingua che parliamo è neutro maschile, non so se lo sappiamo questo, se ci siamo resi conto che il potere ce l'hanno dato, non possiamo far finta di non averlo avuto. E quindi siamo sempre, sempre colpevoli, perché spesso, troppo spesso siamo zitti, troppo spesso avalliamo anche il luogo comune. Io sono stato fortunato perché sono padre di 4 figlie femmine, per cui non ho avuto proprio dubbi se educarle, diciamo, superando gli stereotipi o meno. Non so, se avevo avuto un maschio, che facevo? Gli dicevo, maschietto, tu non devi piangere? Non si piange? A me me l'hanno detto, a Ernesto gliel'hanno detto, a tutti i maschi della mia generazione, quello era un dogma. Il maschio non piange, non fare la femminuccia. Per cui noi abbiamo ereditato un modello di padre che non accarezza, che non tocca, che non piange. In questo, se continuassimo, saremmo colpevoli. Io per fortuna piango sempre. Ogni volta che vedo un film piango. Mi informo prima. Se il film finisce male, non lo voglio vedere. Soprattutto se è un film d'amore, perché l'amore a me piace che prosegua. Quindi questo significa che il 25 novembre per noi è stato stasera un fare qualcosa, che dobbiamo uscire dalla prigionia. Non sono fatto così. Nel mio caso non me lo posso consentire, perché ho 4 figlie femmine. Per cui se la società rimane una schifezza, le mie figlie soffriranno. Quindi sta a me, sta a Ernesto, che ce n'ha 3 figlie femmine, ma sta a tutti noi, che siamo più, come dire, consapevoli, fare un piccolo passo. E allora voglio avviare questa puntata, per me emozionante, coinvolgente, su che cosa si può fare concretamente. C'è una cosa che alcune donne hanno organizzato che è molto pratica. Si chiama Donne per Strada, cioè che è un sistema di accompagnamento e quindi di tutela delle donne che si trovano per strada. Ho invitato Viola Del Pinto, detta anche Violetta, però lei non mi piace, quindi Viola Del Pinto, che è una delle volontarie Donne per Strada, a spiegarci di che si tratta. Vai! Eccomi qua. Allora, Donne per Strada è nato a marzo di quest'anno ed è nato dall'ennesimo femminicidio, dall'ennesima donna che non è stata tutelata. Tutte le volontarie di Donne per Strada hanno deciso di partecipare e di far parte di Donne per Strada o per empatia o per esperienza personale. E quindi molte di noi sono survivor, come vengono definite, quindi hanno passato, subito delle violenze di diversa natura. E volevamo creare qualcosa di pratico, un aiuto tempestivo e concreto. Quindi Donne per Strada si è sviluppato in 2 direzioni. Una di supporto preventivo, ma di una prevenzione secondaria, quindi di una prevenzione di un genere a rischio, e l'altro per una prevenzione primaria e quindi per educare gli uomini, le donne, le persone non binarie, le persone intersessuali, tutti gli esseri umani, affinché un domani non serva la prevenzione di tipo secondario, quindi non ci sia un genere a rischio. Quindi la pagina su Instagram è nata e su Instagram si muove, ma è diventata anche un'associazione che cerca di muoversi attraverso, diciamo, le nostre schede associative, ma anche le donazioni delle persone che credono in questo progetto. E Donne per Strada poi si è diviso in 2 pagine Instagram, una Donne per Strada e l'altro Dirette per Strada. La parte di Dirette per Strada è quella prevenzione secondaria di cui vi parlavo, che è una prevenzione
e un'assistenza effettiva H24, cioè un servizio di donne volontarie che non si riferisce e non si rivolge solo alle donne, si riferisce a chiunque si senta poco sicuro a camminare per strada di notte o di giorno che sia, e funziona principalmente così a livello pratico. Bisogna chiedere una diretta d'emergenza oppure una diretta se già si conosce quando si avrà bisogno della diretta. Bisogna chiederlo attraverso un messaggio, e una delle volontarie, perché siamo 24 volontarie per il momento e cerchiamo di coprire tutte le ore del giorno e della notte, quindi abbiamo tutte quante il telefono sempre acceso, un gruppo in cui ci teniamo in contatto per essere sempre pronte alla risposta, e attraverso le chat private di Instagram conosciamo il percorso che fa la persona che ci chiede la diretta può essere pubblica o privata, quindi praticamente o pubblica e quindi tutti gli altri possono vederla, o privata che sembra una videochiamata, ma in entrambi i casi non si può chiaramente durante la conversazione dire dove ci si trova, perché ci si esporrebbe a un rischio ulteriore che non stiamo cercando, ma si deve scrivere per la chat, in chat, perché fondamentalmente il servizio pratico che offriamo sul territorio nazionale, ma cerchiamo anche di allargarci, è quello di chiamare le autorità nel caso in cui si dovesse effettivamente manifestare una minaccia. Quindi c'è un supporto uno a uno tra la persona che chiede la diretta e la volontaria che risponde, e anche però di tutto il gruppo, che serve sia da supporto nel caso in cui una di noi dovesse vivere una situazione stressante, anche se non in modo diretto, ma durante una videochiamata, sia a livello pratico, e quindi se c'è un SOS si scrive sul gruppo e un'altra diretta si attiva, un'altra volontaria si attiva. Dall'altra parte invece c'è Donne per Strada come progetto più ampio, e il progetto vuole coinvolgere più cose, quindi abbiamo organizzato tre giornate di seminari per puntare all'educazione e alla verbalizzazione di determinate problematiche di genere. Quindi abbiamo organizzato tre giornate, una di carattere psicologico, una di carattere giuridico e una di carattere linguistico, per analizzare queste problematiche. Quindi abbiamo invitato 12 esperti di tutte quante queste tematiche e fatto queste tre giornate di seminari, che si possono trovare sul profilo Instagram di Donne per Strada. E si potranno consultare anche successivamente, basterà fare un'offerta da 20 euro per assistere a questi tre seminari molto importanti. Ma non si ferma qui. Donne per Strada ha come obiettivo, diciamo, organizzare su tutto il territorio nazionale dei punti viola, spiegando a le persone che lavorano in negozi e in contesti di aiuto in genere, nel senso tassisti, ristoratori, baristi, parrucchieri, quindi tutti quanti quei negozi che potremmo chiunque di noi incontrare durante la propria quotidianità, e formarli per dare un supporto effettivo, ma anche fare dei progetti a scuola, per tutto il discorso che un po' ha unito tutti quanti i discorsi che avete affrontato anche voi stasera, cioè su una prevenzione ancora prima, un'educazione all'affettività, un'educazione a un bambino che, a prescindere dal suo genere, può piangere, può provare le emozioni, può capire, identificare i sentimenti contrastanti, a volte è difficile da processare, che possiamo vivere durante la nostra vita, e per crescere escludendo il concetto di mascolinità tossica e per viverlo come un concetto del passato. Quindi che Donne per Strada cerca di muoversi sul passato e sul presente, ma anche con uno sguardo al futuro, nella speranza che le generazioni future siano poi quelle che effettivamente potranno portare un cambiamento radicale. Ringraziamo Violetta, che ci ha dato un primo esempio di quello che si può fare e non basta aspettare. Molto rapidamente, una seconda cosa che abbiamo incontrato recentissimamente, chiamerò di nuovo Sara a raccontarlo un po',
perché è una specificità della, cioè una fotografia, non so, non autorizzata di mia figlia, non so. Cosa? Cioè una fotografia di Violetta che non so bene che stesse. Ok. L'abbiamo incontrata giorni fa, abbiamo cercato di invitare qualcuna delle fondatrici a spiegarcelo, alza un po' perché non si vede, alzalo, esatto. Riguarda il mondo dello spettacolo in generale, il mondo del teatro in particolar modo, è un modo per far sì che le molestie subite dalle donne, e non solo dalle donne, ci sono anche uomini che hanno subito e hanno, attraverso questo invito alla denuncia, hanno denunciato registi o altri esponenti di potere, produttori e quant'altro nel mondo dello spettacolo, perché hanno subito delle molestie. Ma un altro pezzo mi è piaciuto molto, è che queste cose le potete trovare su Facebook, vedrete tutte le persone che si sono spinte, si sono dichiarate, ci sono anche dei maschi che parlano a sostegno di proprie colleghe che hanno subito delle molestie, cioè dicono: poi c'è quella situazione lì che va monitorata, quindi c'è anche, come dire, un protagonismo di solidarietà da questo punto di vista. Ci è sembrato un altro esempio di cose pratiche da fare. Ho stretto molto i tempi perché vedo che c'è il numero dei partecipanti che sta, come dire, lentamente scemando, e quindi ho la sindrome dell'abbandono. E allora do per una qualche proposta pratica, la vogliamo fare anche noi stasera. C'è Ernesto che ci ha pensato, Ernesto è il genio creativo di questa coppia, io sono l'anziano, lui è il ragazzo, e allora darei la parola a Ernesto, che non vedo. Ernesto, prenditi la parola. Ho disattivato l'audio, scusate. Sì, la prima lettura di Marina Pedinotti, la seconda lettura di Marina Pedinotti, quel brano di Facebook di Jacopo Meglio. Rivendicare il lavoro e l'azione quotidiana, i piccoli gesti sottovoce o sotto il sole, bellissimo. Bellissima questa cosa. Io non so che cosa noi come Contame possiamo fare, oltre che organizzare una serata come questa o pubblicizzare le attività di Donne per Strada o di Apriamo le Porte di Barba Blu. E quello che sappiamo, il nostro capitale, sono queste 56 storie, forse più, che sono arrivate durante la maratona poetica. Allora, a me era venuta l'idea, usando uno slogan forse abbastanza banale, di dire: non vogliamo lavare i panni sporchi in casa. E quindi chiediamo a tutti di stampare ogni giorno, per i prossimi 56 giorni, tante quante sono le storie che sono arrivate, un foglio contenente una storia e appenderlo con le mollette da bucato, si vedono le mollette, sì, eccole qua, appendere, stampate una storia di Contami. Prendete due mollette rosse, possibilmente, che, insomma, e le attaccate ovunque, voi passiate, perché vengano lette, perché sono tutte belle, le storie che hanno composto la nostra maratona. Un'altra proposta un po' più tecnologica, forse anche più praticabile di quella che ho fatto io. Sicuramente io da domani comincio a tempestare il mio quartiere con le storie di Contami. Poi farò anche delle foto di dove le attaccate e le manderò alla redazione di Contami perché vengano pubblicate. Dicevo, c'è un'altra possibilità, forse più tecnologica. Usare ognuno di noi, ognuna delle persone che sostiene il blog e che legge le storie del blog, usare queste storie e pubblicarle nelle proprie pagine private, perché tutte le cose che sono state lette, non solo quelle che ha letto Marina questa sera, tutte le cose che sono state pubblicate su Contami meritano di essere lette, meritano di avere una vita più lunga di questo giorno che sta già finendo. Io ho finito. Pier? Vorrei cominciare a ringraziare tutti. Passiamo alla fase dei saluti, dei ringraziamenti. Marina, le due Marine, Sara, Viola, tutti voi. E
mi sono emozionato e quindi... Non laviamo i panni sporchi in casa, attacchiamo con delle mollette a ovunque le storie di Contami. Tutte le storie che sono state pubblicate in questa maratona, perché meritano di essere appese a qualche parte. Ciao a tutti. Vai col video finale, vai. Assolutamente sì. Se parte, eccolo qua.